domande che sono state fatte in consigliera Issa, oppure evidentemente non è stato chiarito bene il messaggio. Allora, si partiva dalla crisi, perché è inutile negare questo, non lo ha negato il Consiglio qua nel suo intervento, diceva appunto che esistono delle difficoltà evidenti per la posizione assunta dal Partito Democratico, che questo è un mio punto di vista, secondo me non è un problema, perché quando un partito di rilievo nazionale pone all'attenzione del Consiglio Comunale della maggioranza questioni che io ritengo qualificanti, come la riorganizzazione della macchina comunale cercando di garantire dei parametri di efficienza ed efficacia, quando si affrontano questioni che io ritengo rilevanti come il funzionamento del Consiglio Comunale delle Commissioni, che secondo me deve essere, come dire, ritoccato, deve essere modificato per una questione molto semplice, per garantire agli stessi, sia Consiglio Comunale che Commissioni, un maggiore funzionamento improntato al concetto di efficacia e efficienza, e se poi c'è la possibilità di fare delle riduzioni anche in termini di costi, io credo che questo sia un ragionamento che non debba essere condiviso, ma è un ragionamento che deve essere accettato tutto, perché non si tratta di linee programmatiche, ma si tratta di buon governo. Si tratta di una proposta, di una linea, di un indirizzo che deve essere condiviso, ma senza nemmeno entrare nel merito della discussione, un concetto che deve essere assimilato a prescindere dall'evoluzione politica che si va assumere nel Consiglio Comunale o nelle commissioni. Però all'interno di un documento politico programmatico che noi abbiamo prodotto e che abbiamo consegnato poi anche alla conoscenza dei consiglieri comunali di maggioranza, che è stato prodotto in sinergia con il commissario Orlando, che comunque rappresenta il Partito Democratico ai massimi livelli. Ebbene, noi abbiamo posto delle questioni, perché è semplice parlare di piano casa, no? Facciamo il piano casa, facciamo il PUC, facciamo più Europa, diamo 30.000 posti di lavoro alle persone che ci ascoltano e che ci aspettano. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo su questi concetti. Io sono d'accordo su questo, giurato. Io sono d'accordo. Ma io dico, come arrivare a realizzare il PUC? Come arrivare a programmare il piano casa? Come arrivare a definire la cassa più importante del comune nei prossimi anni, anche alla luce di un taglio continuo che avviene dallo Stato, che porterà nel provvisionale di quest'anno un taglio di circa 2 milioni e mezzo di euro, che comunque dobbiamo affrontare, perché o tagliamo servizi sociali oppure cominciamo a ridurre le spese, quindi c'è proprio un problema oggettivo, e se non incominciamo a ridurre le spese, se non accorgiamo i servizi, se non riduciamo i dirigenti, se non riduciamo i gestori di presenza e cominciamo a fare cassa, questi sono tutti i tagli che pagheremo e andranno a finire tutti quanti sulla popolazione. Quindi incominciamo anche a dire le cose come stanno. Io sono d'accordo, io voglio fare il PUC, su Europa, voglio fare il piano casa, voglio fare il SIAD, voglio fare il grattacielo, voglio fare tutto. Ma il problema è che quello del Partito Democratico non è rispetto all'idea, non è rispetto al contenuto. Il Partito Democratico vuole partecipare giustamente ai criteri di scelta e individuazione di un percorso politico programmatico teso a realizzare queste cose. E chiederlo. Noi siamo un partito che ha concorso in maniera determinata alle elezioni del sindaco. Possiamo chiedere questo, possiamo partecipare alla scelta, possiamo dire la nostra. E guardate, noi non è che siamo assenti, noi non è che siamo assenti. No, no, no. Anche perché rispetto alle commissioni, lo sfuggirà a tutti quanti voi, che il Partito Democratico ha deciso di partecipare inizialmente alle commissioni per garantire il funzionamento.
nonostante non si condivideva il regolamento, io sono andato commissione per commissione e ho partecipato in maniera determinante alle leggi del Presidente delle commissioni, dopo che era agevolato il percorso all'interno delle commissioni. Quindi anche in quel caso il Partito Democratico ha assunto una posizione di responsabilità di governo, perché la nostra posizione poteva essere ostruzionista fino al momento, invece no, siamo andati, abbiamo eletto i presidenti, abbiamo garantito il funzionamento delle commissioni e poi ci siamo rifilati per una ragione di opportunità politica. Però non siamo stati più. Noi abbiamo prodotto una serie di atti, abbiamo prodotto una serie di posizioni rispetto a questioni importanti della città. E io sinceramente da un dibattito politico mi aspettavo una risposta nel merito che allo Stato non c'è stato, si fa l'elencazione delle cose e poi si vede come è fatto e come è realizzato. Allora, noi siamo a un punto da un punto nevralgico e strategico. Vedete, noi in questi mesi ci siamo sforzati, come diceva il capogruppo e come diceva il consigliere Laezza, di cercare di individuare un percorso, io dico politico-amministrativo, perché secondo me non è sufficiente solo toccare la giunta che va ritoccata da un mio punto di vista, semplicemente perché noi non è che non abbiamo partecipato alle proposte. Noi abbiamo preso atto delle proposte, che è una cosa diversa. Una cosa è partecipare alla stesura di una delibera di accompagnamento al CUP, una cosa è partecipare a un atto di indirizzo della riorganizzazione della macchina comunale, una cosa è partecipare attivamente alla definizione del regolamento di staff, ma una cosa è prendere atto di una serie di delibere che sono state consumate in giunta senza dare l'opportunità ai consiglieri comunali, soprattutto quello del Partito Democratico, perché parliamo di delibere proposte dagli assessori del Partito Democratico senza il controllo. Noi abbiamo avuto consapevolezza che l'amministrazione stesse discutendo su queste questioni perché ne abbiamo preso atto. Questo è gratuito, secondo me. È gratuito. Quindi occorre definire un accordo politico programmatico per queste ragioni. Programmatico perché le crisi si risolvono anche entrando nel merito delle questioni. Entrando nel merito delle questioni programmatiche. Perché è chiaro, è evidente che rispetto al PUC ci sono dei punti distanti che noi dobbiamo avere la capacità politica programmatica di fare. Rispetto al GeoEuropa, noi abbiamo fatto una proposta che all'attenzione della Commissione, adesso non ricordo, insomma, che rappresenta una posizione diversa da quanto messo in campo in questi 6 mesi di amministrazione, dove noi già nel mese di luglio chiedevamo se c'era la possibilità da parte dei consiglieri comunali, e questo è un ragionamento che va a difesa del consiglio comunale, che cerca di dare centralità al consiglio comunale, non soltanto perché ci stanno gli eletti con il lavoro, perché il consiglio comunale è un'istituzione di indirizzo politico ed è qui che si devono consumare le scelte, noi questo lo dimentichiamo sempre. Dicevo, a tutti noi abbiamo chiesto se era possibile integrare con le nostre proposte di Europa, rispetto alle quali ci hanno sempre detto che non c'è tempo, domani si fa l'accordo di programma, dopo domani si fa l'accordo di programma, sono passati 6 mesi, noi stiamo ancora discutendo non si fa l'accordo di programma, e intanto le nostre proposte sono passate. Necessariamente svoltare.
diverso ed è inevitabile che per quanto ci riguarda la trattanza di GMS non può passare